una giornata soprattutto di integrazione, perché abbiamo voluto fare insieme alla Polisportiva Borgo Soleste questo discorso tra normodotati e ragazzi con disabilità. Si gioca all'interno di una squadra con quattro persone che sono, diciamo, nella situazione normale e tre ragazzi che hanno invece qualche, chiaramente fanno parte della squadra Ascoli for Special, diamo un calcio alla disabilità e quant'altro. È bello perché sono ragazzi pieni di gioia, ti trasmettono entusiasmo, ogni volta quando uno tira, quando uno fa un gol sembra proprio una festa, e forse sono quelle cose che dovrebbero tutti quanti partecipare, vedere almeno una volta nella vita, per capire che poi, voglio dire, la gioia della vita si può trovare anche nelle piccole cose, e a volte forse le esasperiamo, e invece forse ci sono persone che non hanno niente, hanno difficoltà e hanno più voglia di vivere di noi. Noi abbiamo sempre pensato il calcio come un gioco di integrazione, quindi integrazione tra normodotati e diversamente abili. Questo torneo è fatto per far conoscere ancora di più alla città e quindi invogliare altre persone a unirsi al nostro progetto, sia ragazzi con disabilità sia chi vuole aiutarci, perché noi siamo sempre alla ricerca di volenterosi che vengano ad aiutarci. Abbiamo coinvolto le aziende che sono state disponibili, il comune, ringraziamo tutti, e questo torneo, ci tengo a dirlo, l'abbiamo fatto in onore di Riccardo Corradetti, che era un collaboratore, un nostro collaboratore che purtroppo ci ha lasciato lo scorso anno molto giovane, e i ragazzi ci hanno tenuto a fare questo ricordo per Riccardo. Ricordiamo che comunque c'è un campionato di quarta categoria e che la squadra sta andando anche bene, sta dando buoni risultati. Benissimo, siamo bravissimi, bravissimi, ce la capiamo. Questo campionato è il campionato di quarta categoria della FIGC, quindi riconosciuto a livello nazionale, si gioca in tutta Italia, ogni squadra è associata a una squadra di serie A o serie B, noi siamo collegati con l'Ascoli Calcio, quindi siamo Ascoli for Special per il campionato di quarta categoria, e stiamo andando benino, dai, non proprio i primi in classifica, ma siamo nella parte alta della classifica. Passione, divertimento, integrazione, e quando parliamo di integrazione per me significa che qui siamo, no, tutti insieme, giochiamo, non c'è nulla di strano, nulla di particolare, ci stiamo divertendo tutti, anzi anche qualcuno di noi magari si sente pure in competizione perché è un po' che non gioca. E vedo la passione oggi, sto vedendo proprio la passione da parte di tutti i ragazzi, sia dell'associazione, sia delle aziende, del comune che stanno partecipando, sto vedendo tanto divertimento, e l'integrazione viene da sé, perché nel momento in cui c'è passione, c'è divertimento, c'è comprensione, non c'è più da parlare di nulla, no? L'integrazione viene da sé, siamo tutti insieme, non c'è nessuna differenza, giochiamo, ci divertiamo, vinciamo, mangiamo, questo, cosa possiamo chiedere di più? Sono felice, insomma, sono contenta di questo memorial, e ringrazio tutti. Riccardo era felicissimo perché li adorava sti ragazzi, ecco. Più di questo non so che dire. Sono più che contenta, ecco. Grazie. Vabbè, una giornata di sport importantissima per i ragazzi, soprattutto adesso che stiamo, specialmente nella nostra azienda, dove stiamo inserendo un sacco di giovani, cosa che abbiamo presente qui in campo. È da diverso tempo che abbiamo inserito anche le donne, perché quando iniziò Barilla nell'82 le donne da noi non erano presenti, invece man mano stiamo facendo una grande integrazione con l'ingresso di nuove forze lavoro che riguardano proprio la parte femminile, e che ci stanno anche, diciamo, piacevolmente, cioè, facendo una cosa diversa in azienda. Invece di avere solo uomini, il fatto di avere anche le donne, insomma, è una cosa più che integra di più.
diciamo. Infatti è stata una giornata incredibile, ci ha assistito anche il bel tempo che insomma non era ovvio in questa giornata il 17 dicembre. E, l'inclusione è sicuramente, come diceva Roberto, un tema importantissimo, tutto parte dallo sport, noi abbiamo deciso comunque di partecipare, di rispondere alla chiamata perché può essere un momento importante per creare una forte coesione tra tutto quello che è apparentemente diverso ma che ha necessità oggi di sentirsi incluso. Riccardo Corradetti, che era un nostro collaboratore tecnico, che purtroppo ha avuto questa malattia, ci ha avuto due operazioni alle Molinette di Torino, di un trapianto di polmone, e alla fine non gliel'ha fatta, ha vinto la malattia purtroppo. E Corradetti è venuto al campo con noi circa 5-6 anni fa, poi a tratti ha dovuto lasciare per la malattia, ma si è integrato subito con i ragazzi gli volevano un gran bene, lui è un grande tifoso della Juventus e in mezzo al campo era ben voluto da tutti e lui voleva bene a tutti quanti, quindi abbiamo voluto fare questo torneo per ricordarlo, perché per noi è stata una persona molto importante e anche per i ragazzi. Vai Mirko! Buona, buona, gioca! Vai fuori! Gioca, gioca! Vai!